Benvenuti a Ombre in un nuovo episodio su Pokémon Diamante Lucente. Possiamo riprendere la nostra avventura. Allora, nel precedente episodio siamo giunti qua fino a Mineropoli per affrontare la prima palestra e ottenere così la nostra prima medaglia. Ma c'è un problema, ovvero il capo palestra non si trova nella sua palestra. Infatti Gary ci ha detto di andarlo a cercare nella cava. Quindi andiamo a cercare il capo palestra e quindi anche la cava. Per cui diamoci da fare, non perdiamo tempo. Allora, io sto procedendo verso il basso e direi che questa potrebbe essere la posizione corretta. Mi sembra proprio una cava. Vediamo un attimo se qui c'è scritto qualcosa. Mineropoli. No, non è segnata la cava a quanto pare. Però va bene. Allora, tra l'altro ho riscoperto una cosa piuttosto importante qua nella scheda allenatore. Se io vado su vedi medaglie, a parte che adesso non ho medaglie ovviamente, però qui posso vedere gli allenatori, i vari allenatori, e quindi così capire di che tipo saranno. Un'opzione utile che francamente non ricordavo, per cui non me lo devo più ricordare. Adesso posso consultare quella cosa lì per capire quale sarà il nostro prossimo avversario. Allora, dove sarà però il capo palestra? Machop è forzuto e ben allenato, basta un chop chop e il masso è spaccato. Ci credo. Ok, qua c'è un Machop. Forse dobbiamo andare ancora più in giù, però intanto io ho girato, voglio vedere. Questa pila di sabbia è detta cumulo di scorie e ciò che rimane dell'estrazione del carbone. Interessante, ma anche no. Diamo un'altra occhiata di qua. Tu? Non c'è dubbio, è un lavoro molto, molto duro. Però sono assieme ai Pokémon e questo basta per darmi la carica. Tieni, prendi! Super pozione, grazie. Ottimo. Vamos, andiamo giù ancora. Ah, ok, quello era il cantiere. Questa è la cava, immagino che ci saranno diversi allenatori. Ma ciò non ci dispiace in realtà, perché vogliamo allenare ancora di più i nostri Pokémon, si sa mai. Bell'Onix. Un Bell'Onix. Livello 8. Ah però. Allora, andiamo con Pistolacqua. Vediamo se riusciamo a non shottarlo. Perfetto, direi. Ah, sopporta il colpo. Meno male. Bravo Onix che hai vigore. Ti stimo. Dunque, Ball. E via. Perfetto. Ora ragazzi, visto che nell'altro episodio vi ho tagliato parecchie parti perché c'erano un sacco di combattimenti, non è detto che lo farò sempre, d'ora in avanti, soltanto quando ce ne sarà bisogno, ok? Quindi magari ve li lascerò anche tutti d'ora in avanti, chi lo sa. Si muove sottoterra provocando scosse e boati. Può raggiungere anche una velocità di 80 km orari. Sì, un bel bestione. Ok, invitato al PC. Sarebbe quasi da mettere in squadra, no? Bidoff. Beh, in realtà anche questo Abra. Fammi vedere se ha imparato qualche altra mossa. No. Va bene, per il momento lo teniamo qua. Difesa X. Bene. Qui? C'erano dei Pokémon che sembravano delle rocce. Che strani. Geodude, per caso. Tutti quelli che lavorano nella cava hanno con sé dei Pokémon. E può capitare che ti sfidino. Giusto. Eccoli qua. Questi li facciamo fuori, che vedo sono belli alti di livello, così prendiamo un po' di esperienza e ci prepariamo al meglio per il capo palestra. Pistolacqua. Super efficace. Vigore. Chissà, ci saranno allenatori qua dentro? Ma via Geodude. Budiu non mi dispiacerebbe se riusciamo a farlo salire ancora un po', che è un po' bassino. In teoria questa prima palestra io penso che con Piplup, insomma,
già staremo a posto, però voglio una sicurezza maggiore, ecco. Ho incontrato questi Machop sul percorso 207 e ora sono diventati i miei più fedeli compagni. Bravo Machop, dammene uno, no? Ti svelerò un segreto, ho portato il mio Pokémon al lavoro di nascosto. Ah, mi sfidi? Ok. Questo era skippabile. Ma no, perché skipparlo? Ci serve, ci serve. Eccolo qua, Machop, strano, eh. Pistola qua. Due colpi e lo buttiamo giù. Perfetto. Bien. Beh, sono senza parole. Ok, ok, ero ritornato al lavoro. Mi allenerò molto con il mio Pokémon, bravo. Vai. Pozione. È una roccia dura, ma una mossa MN dovrebbe poterla frantumare. D'accordo, allora approfitterò di questa lotta per fare una piccola pausa dal lavoro. Ah, per il momento ci fanno andare avanti, vediamo. Remo lavoratore. Fatti sotto. Geodude. Con il fatto che hanno l'abilità vigore, un po' di colpi li potrei comunque subire anche durante lo scontro con il capopalestra. Ah, non ha vigore questo. Ok. Perfetto. Bene così. Bidoof sale al 10. Dudi sale al 10. Era meglio livellare altri Pokémon, tipo Onix. Comunque, Onix, eccolo qua. Continuiamo a lottare. Pistolacqua. Non hanno più vigore questi. D'accordo. Livello 11 di Abra. Impara qualcosa, ti prego, se no ti devo mettere i box, eh. Wow, wow. Pietà. Fune di fuga. Ottimo. Ma qui non c'è più niente. La situazione si fa interessante. Lotto ancora? Ma sì, via. Vigore. Addio Jadun, è stato un piacere. Ah, non mi aveva parlato con lei prima. Mi aveva cliccato sulla roccia. Ok, spostati e stai a guardare. Usando la mossa MN spaccherò anche un masso che ti blocca il cammino. Per liberarsi dei massi che bloccano il cammino bisogna spaccarli. Se riesci a ottenere la medaglia dalla palestra che c'è qui in città, riuscirai a farlo anche tu. Chiaramente per vincere la medaglia devi battere il capopalestra, cioè me. Ho dato per scontato che fosse una donna. Mi sembra almeno. Io non mi ricordo dai titoli originali, ragazzi, quindi abbiate pietà nel caso. Però tanti Pokémon qui, eh. Via. Indenni. Incolumi. E ora che succede? Ah, la palestra è aperta. Vado a curare i Pokémon. E
cambio anche... Chi cambio? Però forse mi è quasi più utile Bidoof. Onix è più bello. Abra è inutilissimo. Sono d'accordo con voi. Aspetto di farlo evolvere. Magari impara qualcosa di decente. Bidoof mi fa proprio... abbastanza schifo. Lo ammetto. Allora, parliamo. E curiamo i Pokémon. Vai. Perfetto. Verso la palestra. Io salverei. Giusto per, eh. Ah, comunque si può anche disattivare dal menu il salvataggio automatico. E vi consiglio di farlo perché... francamente non è molto utile. Mi sa che io ancora non l'ho disattivato. Eccoci qua. Ciao futuro campione. L'ho detto poco fa anche a un ragazzo molto impaziente, il capo palestra usa Pokémon di tipo roccia. Ascoltami bene, devi sapere che i Pokémon di questo tipo odiano l'acqua e sono anche deboli contro le mosse di tipo erba. Eh sì, hanno davvero un bel po' di punti deboli. Non significa però che puoi abbassare la guardia. Chi diventa capo palestra sa anche compensare le debolezze dei propri Pokémon. Inoltre, ricorda che affrontare Pokémon di tipo roccia con Pokémon di tipo fuoco non è facile. Accetta questi pochi consigli e grazie di avermi ascoltato. Quindi, chi ha Chimchar qui... potrebbe avere qualche difficoltà in più. Magari non troppe, però. Cercate di prendervi il Budiu. Dove vi ho mostrato nell'altro episodio, quindi... insomma, quello potrebbe farvi comodo. Magikarp, però... fino al 20... un po' inutile. Là. Via. Brutto colpo, grande. Avranno vigore questi qua dalla palestra? Oppure no? Mi sembra di no per il momento. Livello 14. Sale al 16, giusto? Sale al 16. Solamente due allenatori, ok. Sarà un giochetto. Arrivare al capo palestra. Due questa volta, vediamo chi ci manda. Allora, il capo palestra sicuramente avrà Geodude, Onix... quanti Pokémon poi? Non lo so. Ma quei due lì me li aspetto di sicuro. Perfetto. Voglio usare di livello. Livello 11. Benissimo. Cambio giusto per cambiare. Per l'appunto. Vai Piplup. Rientra. Mio fedele compagno di viaggio. Allora, Budiu, se non sbaglio, si evolve con l'amicizia. Quindi lui andrebbe portato fuori, ma ancora non possiamo. Possiamo dargli bacche e queste cose qui. Vabbè. Comunque, anche così non ci dispiace affatto al momento. Voilà. Perfetto. Non vado nemmeno a curarmi perché tanto non abbiamo subito nulla praticamente. E... let's go. Pedro. È un uomo. Chiedo perdono. Non lo so, dall'immagine mi sembrava una donna, non so perché. Salve, benvenuto alla palestra di Mineropoli. Io sono Pedro, il capo palestra. Sono un allenatore che ha dedicato la propria vita ai Pokémon di tipo roccia. In quanto capo palestra, il mio compito è quello di valutare il tuo potenziale di allenatore e per farlo dovrò mettere alla prova i Pokémon che lottano con te. Mettimi alla prova. Ecco Pedro. Tre Pokémon. Geodude. Chiaro. È chiaro che noi abbiamo Piplup. Ed è quindi chiaro che ti distruggiamo. Vediamo che livello... ah, 12. Ok. Ok, onesto. Easy peasy. Giù, buttano un altro, eh. E qui si sale. Sale anche Onix, Abra.
Onix. Continuiamo a lottare. Livello 12 anche lui. Oh, chi avrà come ultimo Pokémon? Un altro di questi due? No, in teoria no. No, non hanno due Pokémon uguali questi. Super efficace. Brutto colpo, ma vigore. Pozione, va bene. Ciao. It's been a pleasure. E mo? Beccata. Impariamogli beccata. Via ruggito. Perfetto. Doppio team. Ma sì. Sono mosse del momento, poi le cambieremo. Ok. Udo livello 12. Vediamo l'ultimo Pokémon. Kranidos. Sempre roccia. Quindi andiamo sul sicuro. Pensi di poter sconfiggere il prossimo Pokémon? Sì. Livello 14. Ok. Pistolacqua. Più veloce. Attenzione. Distrutto. Non può essere. Non posso arrendermi. Non ancora. Pozione? Super efficace, ti saluto. È stato un piacere. Grazie per l'exp. E adesso grazie per la medaglia. Impossibile! I Pokémon che avevo allenato con tanta cura. Sorry Pedro. È imbarazzante. Ho perso contro un allenatore che non ha neppure una medaglia. Beh, così è la vita. Tu hai lottato bene e io male. C'è poco da fare. Le regole della Lega Pokémon sono chiare. Chi batte il capo palestra riceve una medaglia. Tieni, ti consegno ufficialmente la medaglia carbone della Lega Pokémon. Ed eccola qua la prima. Hai ottenuto la medaglia carbone da Pedro. Grazie Pedro. Ora che la medaglia carbone può usare la mossa MN spaccaroccia al di fuori della lotta. Tieni, prendi anche queste. Hai ottenuto delle MT76. Levito roccia. Danneggia i nemici quando scendono in campo. E poi prendi anche questi, sono i bulli che uso io, ti prego di accettarli. Bulli usati da Pedro. Ti permetto di insegnare una mossa a un Pokémon in un attimo. Dopo averlo usato però si rompono, sì. Ok. Ciao. Perfetto. Allora, vabbè, qua abbiamo la nostra medaglia. Possiamo uscire. Let's go! Vediamo adesso cosa dobbiamo fare. Parti in cerca di altre avventure. Ah. Una città, qui c'è una palestra in cui i minatori, va bene. Quindi... Spaccaroccia. Non si può usare qui. Ah, non serve imparargliela. Oh, ok. Ok. Forte, non me lo ricordavo, quindi... Bene. Ma questa è una cosa nuova, forse. Una nuova feature. Mineropoli, città energetica, sì. Percorso 207. Non ho idea di dove dobbiamo andare in questo momento. Perché, allora, dietro c'erano, se vi ricordate, in questo percorso qua, c'era una cava dove c'era il tizio che ha detto che c'erano dei massi che bloccavano, che andavano frantumati. Però ci fanno andare anche di qua, quindi... Ah, serve la bicicletta qui. Quella pista è troppo scivolosa, ci vorrà una bicicletta per salire in cima. Ai Evopoli c'è un negozio di bici. Bene. A questo punto il Machop lo voglio pigliare, eh? Eccolo.
Nel team anche un Pokémon lotta non ci farebbe male. Allora, botta. Ok, questa volta ha resistito di più. Nonostante sia un livello più basso. Evidentemente ha la difesa più alta. Sopravvivi. Bravo. Foca l'energia. Dunque, lotta, Pokéball e lo andiamo a prendere. Speriamo. Crociamo le dita. Eccolo qua, è stato catturato. Altro Pokémon che si va ad aggiungere alla nostra collezione. Bene. Via. Non so se qua ci possono essere altri Pokémon, ma per il momento li lasciamo lì. Allora, qui ci sono delle costruzioni, degli edifici in cui poter entrare, quindi immagino che potrebbero esserci anche degli oggetti e cose di questo tipo. Vedrò se farvi dei video più in là, magari sui vari oggetti che si possono trovare in giro. Per il momento li skippiamo, perché altrimenti davvero ci metteremo un episodio soltanto per illustrare e parlare con tutti. Quindi non mi sembra il caso, per cui andiamo avanti. Arrivederci, salve. Torniamo indietro. Credo che questa sia l'unica soluzione possibile, perché a destra non si può andare da nessuna parte. Apriamo di nuovo la mappa. Eh no, qui ci serve la bicicletta. Ok, dobbiamo tornare qua. Chiaro. Chiaro come il sol. Bene, sinistra. Via. Pum. Oh, Shadow, ti sei preso la medaglia, eh? La prossima si può conquistare Evopoli, giusto? Per quello sono andato al percorso 207, ma per passare serve una bicicletta. Comunque ho allenato la mia squadra, ora è molto più forte. Allora, io ritorno a Giubilopoli. Prossimo obiettivo, la medaglia della palestra di Evopoli. 10 secondi al lancio. 9. Bah. Chi ha tempo per un colto alla rovescia? Infatti ciò. Ah, credevo ci sfidasse, invece ancora no. Magari dopo. Allora, torniamo di qua. Qui intanto possiamo usare spaccaroccia. Probabilmente ci saranno dei Geodude. Ah, non c'è nemmeno bisogno di cliccarci sul Pokécron. Cioè, fa tutto in automatico. Beh, è comodo, così non dobbiamo usare i classici Pokémon per avere tutte le MN a disposizione, eccetera. Mi piace. Mi piace. Tom. Beh, a questo punto frantumiamo anche questa, giusto perché posso. Va bene. Allora, il percorso che intendevo io era di là. Però qui vediamo se ci può essere qualcosa di interessante a questo punto. C'è una cava sotterranea. Quindi il Pokécron io direi che lo chiudo. Vai. Vabbè, MT70, Flash. Voglio controllare, perché... Eh no, non posso vedere il box da qui. Per il momento, almeno. Va bene, andiamo giù. Ah, qui c'è un bel lago. Lago sotterraneo. Attenzione. Facciamo questo giro qui, torniamo indietro e poi concludiamo l'episodio. Vai Piplup. Beccata, via. Gora Catch and Maul, ragazzi. Mica per niente. Eccoci qua. Abra il livello 13. Quando la sua costante emicrania peggiora usa dei poteri misteriosi. Una volta tornato normale però non si ricorda di nulla. E bravo Psyduck. Ok. Spaccarocciamo. Qui cosa abbiamo? Polvostella. Ok, questa si può vendere. Sarà un'allenatrice? Vedi quei piccoli dossi al suolo? Saltare in bicicletta. Ah, saltare in bicicletta. Ok. Io temo che qui non si arriverà da nessuna parte, infatti. Per il momento non possiamo continuare ad esplorare la zona. Però Zubat lo possiamo prendere, in realtà. Questa volta non è sul rosso, è sul giallo. Vediamo un po' come andrà. Ok.
tutti i Pokémon a cui ho lanciato la Ball sono stati catturati subito al primo colpo. Non ha occhi, ma avverte gli ostacoli con le onde ultrasoniche che emette dalla bocca. Ok. Andiamo avanti. O meglio, torniamo indietro più che altro. Saliamo e usciamo. Tanto ci vuole un secondo. Eccoci qua. Comunque non c'era niente in queste rocce. Dicevo che magari saltasse fuori un Geodude. Meglio così, eh. Cioè, okay. Allora, usciamo. Via. Arriviamo alla prossima città, dai. Giusto, arriviamo. Giubilopoli. Devo curare i Pokémon. Curiamoli. Non so se quel percorso là sarà pericoloso o meno, quindi nel dubbio lo faccio. Ui. Team Galassia. Ah, Shadow, un tempismo perfetto, come sempre. Queste canaglie fanno dei discorsi assurdi, le loro parole non mi vanno giù. Insegnagli le buone maniere, ti prego. Oh, professore Pokémon, non faccia tanto il difficile. Da uomo d'affari a uomo d'affari ci consegni i risultati delle sue ricerche. In cambio le promettiamo che lasceremo in pace la sua assistente. Shadow, lottiamo insieme e diamo una bella lezione a questi delinquenti. Poi, lotta in doppio? O singolo? Uno e uno. In doppio! Let's go! Wurmple e Zubat. Buono. Dunque, andiamo. Beccata. Ah, fai te? Ok. Va bene così. A che livello c'è la Chimchar? La nostra Lucinda, non ci ho guardato. Super efficace, per fortuna. Via. Pistola acqua. Voilà. Scarsi, eh. E si sale. Ma com'è possibile? Da quando qua perdiamo contro i bambini, noi due? Niente da fare, è ora di ritirarsi. Questa missione è un fallimento. 1296 poche dollari. Oh! Piplup si sta evolvendo! Attenzione! Let's go! Non ci avevo badato. Siamo già al 16. Primplup. Non mi piace perché il nome è più difficile da pronunciare e poi non mi piace, onestamente. L'ultima è bella. Quella di mezzo non tanto. Vive da solo, senza fare gruppo con i suoi simili. Pare che ogni esemplare creda di essere il più importante. Ah. Ferra artigli. Ah, questa però gliela impariamo, eh. Via fascino. Vai. Per me esiste solamente lo stadio base dei Pokémon, che ovviamente hanno due evoluzioni più lo stadio base. Lo stadio base e l'ultima evoluzione. Quella di mezzo non la calcolo mai troppo, ecco. Non abbiamo altra scelta, però ci ritiriamo. Il Team Galassia sarà clemente questa volta. Ah, per fortuna che sono clementi loro. Quei Manigoldi hanno anche un nome? Come hanno detto, Team Galassia. È vero che quando si evolvono i Pokémon sprigionano dell'energia, ma è un'energia misteriosa che noi esseri umani non possiamo controllare. Pare che il Team Galassia la voglia sfruttare per qualche bieco fine. Comunque, ben fatto Shadow, sei davvero abile nella lotta. Guardando voi allenatori lottare fianco a fianco con i Pokémon, beh, mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il Pokédex. Lo sapevi, Shadow? Ah, era la Lucina. Lo sapevi, Shadow? Il professore studia anche l'evoluzione dei Pokémon. Secondo le sue ricerche, circa il 90% della specie di Pokémon è legato in qualche modo al fenomeno dell'evoluzione. Ci deve essere Pokémon che si... Ci devono essere Pokémon che si evolvono in modo del tutto inaspettato. Il nostro aiuto è prezioso, Shadow. Dobbiamo continuare a riempire il Pokédex per aiutare il professore con le sue ricerche. Let's go. Chi arriva? Chi è costei? Cosa?
Come ci sei riuscito? Sei un vero portento. Quei ragazzi si davano tante arie, ma tu li hai polverizzati. Mi hai fatto tirare un sospiro di sollievo. Io mi chiamo Bebe e gestisco i PC a Quaripoli, una città che si trova più avanti. Per ringraziarti di questo bello spettacolo, farò in modo che tu possa accedere ai box Pokémon da qualsiasi luogo in cui ti trovi. E poi ti regalo anche queste capsule. Decorable? Ah, per decorare gli effetti delle ball. Puoi decorare capsule. E poi puoi assegnarle al Pokémon i tuoi Pokémon preferiti. Vedrai che effetti quando le lanci. Applicando i bolli, poi, puoi avere dei vantaggi anche nelle super gare show. Gli spettacoli che fanno a Quaripoli, la città dove sono stato... dove sono... io, insomma. Insomma, ti consiglio di raccoglierne più che puoi. Ci vediamo. Ciao, Bebe. Allora, non andremo adesso perché l'episodio è già durato abbastanza. In realtà, voglio sempre fare meno, però è facile farsi prendere la mano e continuare. Bene, io direi che salvo qua. Non con questo tasto qui, però. Lo so che non si può usare qui, volevo fare così. Salvo qua, ci rivediamo domani, no, domani, dopo, più tardi, perché sì, ci sono due episodi al giorno, ore 16 con il quarto episodio, secondo di oggi, e forse una guida breve. Comunque, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link utilizzati a cui messo ci trovate qua sotto nella descrizione, e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video, ciao!